Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. Capaci, la tua utilità è pari a quella di una zanzara. No, questa non è una frase di un bullo all'epoca della scuola, no, questa è una frase che mi disse un professore. E il professore si chiamava, o si chiama, non so se sia morto, Furgani. Ciao Furgani! Cari eroi, care eroine, benvenuti a tutti. Allora, io oggi voglio partire con una nuova iniziativa. Questa iniziativa si chiama Scuola di Merda. Ok? Che cos'è scuola di merda? Molto semplice. Partirò da raccontare una mia esperienza, ma poi nelle prossime puntate voglio dare spazio a voi. Io purtroppo so che nella scuola italiana è pieno di professori di merda e anche di compagni di merda. Ci sono dei professori bulli, ok, che si permettono di dire ad alcuni studenti cose inaccettabili, cose offensive, cose oscene, e poi ci sono dei compagni bulli che si permettono di dire cose bruttissime, cose inaccettabili, offese. Bene, io voglio dare spazio a quello che vi capita, quindi dovete scrivermi, ok? Dovete scrivermi utilizzando il mio numero di WhatsApp che è qua sotto in descrizione, oppure il mio profilo Facebook che è qua sotto in descrizione. Mi dovete scrivere e mi dovete raccontare quello che vi dicono, le offese che vi rivolgono i vostri compagni o addirittura i vostri professori, perché so che ce ne sono. Poi io farò dei video in cui dirò quello che certi professori e certi compagni dicono. Poi ovviamente chi vuole rimanere anonimo rimarrà anonimo, non dirò il nome, non dirò la scuola, non dirò la città. Chi vuole invece, chi mi dà il permesso, potrà trovarsi un video in cui io dirò anche la scuola, il nome del professore, tutto quello che volete. Aspetterò le vostre indicazioni. Quindi, ok? Scrivetemi su WhatsApp e su Facebook con l'hashtag scuola di merda e io racconterò, ripeto, in maniera anonima oppure non anonima come preferite voi, quello che succede, le cose brutte che accadono a scuola. Oggi parto da me. Chiaramente io non vado più a scuola, io vi racconterò una cosa subita 15 anni fa, quando avevo 15-16 anni, ok? Voi mi potete raccontare cose di adesso, del presente, perché è ancora più utile denunciare il presente, oppure anche cose che vi sono successe in passato. È aperto a tutti questo spazio, presente e passato. Bene, come avete già capito dal titolo e dall'introduzione, bene, sì, io quando avevo 15-16 anni, quindi abbastanza piccolo, probabilmente seconda o terza superiore, avevo un professore che si chiamava Furgani, non so neanche se sia vivo, all'epoca avrà avuto quasi 60 anni, può darsi anche che sia morto. Furgani, professore di elettronica, bene, e ricordo ancora quella frase: Capaci, la tua utilità è pari a quella di una zanzara. E questa è una frase che mi ricordo, però lui spesso me ne diceva tante di questo tenore, quindi per cercare di sminuirmi, di punzecchiarmi in una maniera veramente molto offensiva, anche perché in un contesto ciò in cui io ero vittima di bullismo in classe. Ovviamente ero vittima di bullismo, verbale, offese, preso in giro, ero preso di mira e nessuno mi ha mai difeso, nessuno ha mai fatto niente. E addirittura c'erano dei professori che vedevano, assistevano a questo bullismo, alle offese, alle prese in giro. Tra questi professori che assistevano c'era questo qui, questo Furgani, che vedeva, mi offendeva, dicevo di tutto, e anziché difendermi, anziché rimproverare questo studente, anziché intervenire, mi diceva queste frasi. Nel mentre alcuni studenti mi dicevano, che ne so, coglione, merda, perché non muori, perché non ti suicidi, e non per 5 minuti, tutta l'ora, bene, lui sentiva questo. E mi diceva, capace la tua utilità è pari a quella di una zanzara, cioè si univa sostanzialmente ai bulli. Un altro episodio, sempre con lo stesso professore, un compagno praticamente mi piantò una matita con la punta affilata nella mano. Mi penetrò un po' la canne, ovviamente non trapassò, però insomma mi piantò abbastanza forte la matita, tanto da farmi uscire il sangue, ok? Il sangue del banco, così. Cosa disse quel professore? Non è che si indignò, che è successo, che avete fatto, non rimproverò minimamente quello che compì quel gesto. Disse a me, anzi disse alla classe, attenti, non toccate il sangue, non toccate il sangue dei capaci, altrimenti vi prendete l'AIDS.
Questo è il contesto scolastico italiano in cui io mi trovavo quando avevo 15, cioè un ragazzino di 15-16 anni che era costretto a trovarsi in un ambiente del genere. Allora, io sono sempre stato forte nella mia fragilità e sono ancora qui. Sono sicuro però che se altre persone, altri ragazzi o altre ragazze avessero subito cose del genere, questo è soltanto un episodio, ok? Sono sicuro che se altre persone avessero subito qualcosa del genere, forse oggi non sarebbero qui. Altri al mio posto si sarebbero suicidati. Altre persone più fragili, più insicure, magari con problemi anche a casa. Io per fortuna a casa mia sentivo un ambiente sicuro, tranquillo, mi sentivo a mio agio. Diciamo che c'è uno studente che a scuola trova un ambiente così, poi va a casa e magari un inferno anche a casa. Si può arrivare al suicidio oppure a, che ne so, alla droga, a delle malattie gravi, eccetera. Tra l'altro, per quanto mi riguarda, non dico nemmeno che il bullismo in generale, unito anche al bullismo dei professori, non dico nemmeno che non mi abbia portato delle conseguenze. Io probabilmente delle conseguenze le ho avute. Nel senso, tendo ad essere un po' scettico nei confronti degli altri, in generale in certi contesti di gruppo ho un po' di paure, un po' di ansia sociale, io ce l'ho, quindi io ho ricevuto un danno, però sono comunque forte qui nella mia fragilità, quindi io ho elaborato bene, insomma, sono diventato empatico anche per via di quelle esperienze, cioè sono stato molto offeso, molto preso in giro, molto ferito, so cosa vuol dire, no? Essere preso di mira e ho imparato a fare di tutto per non ferire gli altri. Ho elaborato al meglio quello che mi è capitato, altri magari si incattiviscono, altri diventano bulli, io no, per fortuna. Però ciò non toglie che è stato inaccettabile quello che ho subito e ciò non toglie che io possa anche aver avuto delle conseguenze da ciò. Ma a parte le conseguenze o le non conseguenze, so che tuttora, oggigiorno, ci sono dei professori che si comportano nella stessa maniera. Già i professori sono fallimentari se non si accorgono che c'è del bullismo in classe. Già hanno fallito se non intervengono o non se ne accorgono. Perché cosa ci stanno a fare? Quindi hanno già fallito. Se non se ne accorgono. In più alcuni si permettono di fare i bulli a loro volta, sminuendo degli studenti. E neanche degli studenti, magari per forza, che ne so, quelli che fanno casino, che insultano i professori, allora, sai, è un tira e molla, una questione. No, io ero vittima di queste cose anche da parte di professori ed ero uno tranquillo, buono, un classico ragazzino timidino, molto tranquillo, che non parlava molto. E un professore, cioè, trattava in quel modo uno come me. E proprio perché ero silenzioso, calmo e tranquillo. Sei utile come una zanzara, oppure AIDS, una cosa così squallida, veramente una calunnia se vogliamo, anche se la rete solamente per così, per offendermi. Quindi rendetevi conto di cosa avviene nelle scuole italiane. Oh, per la probabilità e per la statistica, dubito che una roba del genere sia accaduta soltanto a me. So che all'epoca in tante altre scuole, in tante altre città accadevano cose simili e probabilmente anche adesso. Quindi questo spazio, questa rubrica, scuola di merda, perché vorrei che certe persone si confidassero. Scrivetemi cosa vi dicono, professori, studenti, senza paura. Poi farò un bel video, guardate, nella tale città un professore ha detto questo, così iniziamo un po' a raccontare un po' di realtà di questa nostra scuola italiana, anziché parlare delle stronzate di cui parlano tanti, no? Questi sono i problemi veri da risolvere, perché cosa vogliamo risolvere? Il problema del lavoro, dell'economia, della disoccupazione, se poi a scuola ci sono queste cose qui. È più grave che esistano queste cose qui a scuola che il fatto che ci sia la disoccupazione al 50% dei giovani, ok? È molto più grave. Quindi voglio dare questo spazio per dare la possibilità a voi di iscrivermi e io tramite video denuncerò frasi, atteggiamenti, anche atteggiamenti semplicemente. Quindi tutto ciò che voi percepite di ingiusto che sta avvenendo nella vostra scuola, o a voi o a vostri compagni, ovviamente, nel presente adesso oppure che vi è accaduto in passato. Scrivetemi, 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 perché è giusto denunciare queste cose. Poi veramente mi viene in mente anche il fatto che io, ovviamente, poi non andavo molto volentieri a scuola. A un certo punto sostanzialmente io stavo sempre a casa, ero sempre assente, perché anche se comunque io non è che mi buttavo giù per quelle cose, alla fine tornato a casa io pensavo quelli sono dei coglioni, anche quel professore è un coglione, io valgo, non ho mai pensato di non valere, però non era comunque piacevole stare in mezzo alla gente che ti insulta tutto il giorno, no? Sfido chiunque. E allora iniziavo a stare a casa, oltre al fatto che non mi piaceva la scuola che avevo scelto, proprio le materie, ma un motivo in più per non andare, no? Stavo sempre spesso a casa, la maggior parte delle volte poi mia mamma lo sapeva perché glielo dicevo. Comunque non andavo a scuola. Bene,
Un giorno, cosa sono venuto a sapere? Un giorno che io non c'ero, il professore di religione, credo, si mise a parlare con la classe. Parlarono di me, centro della lezione, Capaci non c'è, Capaci non viene mai. Ovviamente i professori avevano già parlato con mia madre, così del fatto che io non venissi quasi mai a scuola, eccetera. Bene, un giorno cosa fece questo professore? Parlò con la classe e anziché magari, che ne so, dare una svegliata ai ragazzi, smettete di comportarvi così, non si offendono le persone, mi riferisco ai compagni adesso, non si denigrano, si insultano, insomma, anziché prendere provvedimenti in questo senso, parlare col prete, no, cosa disse questo professore ai compagni? Voi Capaci dovete cercare un attimino di comprenderlo, di essere un pochettino più gentili con lui, perché i suoi genitori sono separati da quando lui è piccolo e ancora non ha superato il trauma del divorzio dei suoi genitori. Cioè, a parte ho detto un fatto mio a scuola, ma poi una stronzata che non c'entrava niente. Perché cosa c'entra? Cioè, per il fatto, a parte che io ho sempre superato il fatto di avere, non ho mai sofferto per avere avuto i genitori separati, o meglio, coscientemente intendo. Ma a parte quello, cosa c'entra quello col fatto che quelli mi bullizzavano? Cosa c'entra? Cioè, vi rendete conto? Cioè, io ero lì, buono, tranquillo, magari un mio carattere è così. Timido, introverso, le mie insicurezze, buono, questi mi prendono di me dicendo: merda, suicidati, coglione. E un professore, l'unica cosa che fa, parlando con gentilezza perché non ha superato il trauma, il genitore separato. Cioè, il tutto era stato messo come se io fossi quello problematico e quindi bisognava avere un po' di tatto nei miei confronti. Ma che discorso è? Ma che discorso? Io non so se capite quello che voglio dire. Cioè, una cosa inaccettabile come il bullismo, delle offese gratuite, neanche in un contesto di litigio, io che non facevo nulla. Delle offese inaccettabili, questi atteggiamenti denigratori nei miei confronti, quello che viene fuori, cosa viene fuori? In quella classe c'è il problema dell'Enrico Capaci problematico perché i genitori separati. Ah no, non è il problema dei bulli di merda. E quindi mi ricordo all'epoca avevo molto amarezza per questo fatto, diceva, minchia, l'unica cosa che poteva dire è questa cosa qui. Infatti mi ricordo che poi tornai a scuola. Vedevo gli altri un po' strani, mi guardavano con la faccia strana, poi uno fa, non lo sapevo io, che cosa? Che avevi i genitori separati e non hai superato questo trauma. Io, trauma, io sinceramente sono abituato, avevo 3 anni quando sono separati, sono abituato a stare con mia mamma, sebbene magari questo può aver inciso sulla mia personalità, che ne so, qualche insicurezza, che ne so, però non ho mai sofferto, non sto soffrendo tuttora. E per 2 o 3 giorni era un punto così. Non mi ruppero le scatole. Dal quarto giorno tornarono uguali a prima. Quindi neanche per dire, vabbè, diciamo questa cazzata può servire. No, per 3 giorni poi cominciarono peggio di prima a insultarmi, a prendere di mira. Però io mi chiedo, cosa c'entrava quella cosa lì? C'entrava, sapete perché? Perché nella mente idiota di alcune persone adulte che dovrebbero essere mature, sai, se uno, cioè, c'è il bullo che ti insulta. Il classico è reagire, insultare a tua volta, oppure prendere a pugni. Se non lo fa, la colpa è sua. E allora gli altri continuano. La colpa è sua se gli altri continuano perché non reagisce particolarmente. E allora il problema sono io che non reagivo, traumi, cose alle spalle. Ma vi rendete conto? Io rivendico, sono orgoglioso che all'epoca non ho mai reagito né con le mani e neanche con le parole. Al massimo dicevo che sono un vaffanculo, così qualche, però non è che mi mettevo a offendere in maniera particolare. No, non reagivo. E lo rivendico, mi sono stancato di questa cosa. Se ti insultano, se ti bullizzano, devi spaventarli. No, non è accettabile. Certo, se uno viene a dire, se uno reagisce, non lo giudico, lo capisco se a uno viene da reagire, ma se uno reagisse per motivi suoi, non c'è nulla da criticare. Forse una cosa che rimpiango di quando avevo 15-16 anni è che dovevo andare dai carabinieri, quello sì. Quindi andate dai carabinieri, non lo feci, sbagliai. Andate dai carabinieri, dalla polizia, andate dal prete, senza paura. Io ho capito dopo. Ho capito sì, dopo le cose inaccettabili che ho subito nel momento, sapevo che non era tanto giusto, però non ci badavo tanto. A distanza di anni ho realizzato che è inaccettabile quello che ho subito, ma non per un mese, per 3 anni di fila, forse in prima superiore, no, tutta la seconda, tutta la terza e anche la terza bis perché ero stato bocciato. Insomma, io vi ho voluto raccontare la mia esperienza e spero di aver dato forza ad alcuni di voi. E spero così di potervi spronare a raccontarmi le esperienze vostre che avete vissuto a scuola qualche anno fa, oppure soprattutto che state vivendo adesso. Mi rivolgo anche ai quindicenni, sedicenni, se siete di adesso. Molto più utile è denunciare il presente, però anche il passato, tutto, ok?
Ricordatevi, scuola di merda è l'hashtag, scrivetemi su WhatsApp, su Facebook e dove volete. Se mi arriveranno ovviamente testimonianze e racconti, questa rubrica continuerà ed esploderà. Altrimenti, se non mi arriva niente, al massimo potrò raccontare qualche altra mia esperienza e poi basta. Io do questa possibilità, ok? Mi raccomando, però, andate anche dalla polizia, oltre a scrivervi a me. Bene ragazzi, ditemi se vi piace questa iniziativa. Cari eroi e care eroine, se siete arrivati fin qui, ditemelo con un bel pollice in su, lo capirò, con un bel commento e scrivete soprattutto per farmi capire che siete fino alla fine. Viva la zanzara! Viva la zanzara! E poi, se è la prima volta che vedete questo canale, iscrivetevi naturalmente. Ci vediamo domani sabato, domani con il Bar Consapevole. Domani pomeriggio vi aspetto con la live Bar Consapevole aperto a tutti. Poi la prossima settimana con nuove lezioni di vita. Ciao!